Per fare grandi vini dobbiamo tornare indietro. Genuinità, bassa produzione e poi oltretutto il vino deve avere l'anima. Bisogna capire come fare in modo più adeguato a ciascun tempo, a ciascun momento della nostra epoca. Questo impone delle strategie molto fini per i produttori e per i distributori e per il rapporto tra gli uni e gli altri, per poter penetrare nei diversi paesi del mondo portando l'italianità. Aver lavorato con i californiani ci ha aiutato ad aprire un po' gli orizzonti, senza essere sempre legati agli schemi tradizionali della viticoltura e dell'enologia tradizionale, ma a guardare anche un po' oltre. Esiste il produttore di vino che fa le cose con passione e poi esiste l'industriale, ma quello potrebbe abbracciare anche altri settori dell'economia perché pensa appunto solamente a guadagnare. Noi riusciamo ad avere delle squadre di degustazione che individuano meglio i gusti più accettati. E le grandi guide, le guide più importanti americane, creano delle classifiche annuali non solamente per classificando dal primo all'ultimo la qualità di un vino, ma anche il rapporto prezzo-produzione. Non c'è qualità facendo vini leggeri, facendo vino di qualità vuol dire produzione bassissima, più è bassa meglio è. Differenziare rispettando l'annata, perché l'annata stessa riesce a dare qualcosa di più o di meno ogni anno. Ovviamente un vino può essere venduto a mezzo euro come a cifre enormi, 1000 euro la bottiglia, 2000 euro la bottiglia. Non c'è. Quello che conta è quanto è la credibilità che si è costruita nella storia, negli anni. Ognuno ha i paletti che gli derivano da il portafoglio. Quando per un vino fresco e giovane si spendono i 10-15 euro, si riesce ad andare quasi sempre su un livello di qualità estremamente alto. Si paga quello che piace e si paga quello che prima è nel bicchiere. Tutti i contadini in qualche maniera fanno delle proprie scelte, le fanno profonde. C'è semplicemente più attenzione per quanto riguarda il vino di qualità e più un vino di qualità e più comunque nel 90% dei casi è un vino che viene fatto con dei criteri estremamente attenti a quella che è la terra e quella che è la naturalezza, diciamo, del vino. Tante volte sono legati a delle scelte che vengono imposte dal sistema. Per cui io direi, è di Cervanti? No. È difficile dare risposte così categoriche. La pianta naturalmente riesce a convivere e a trovare gli anticorpi e a limitare la presenza di alcuni parassiti come il ragnetto rosso. Il grande problema adesso è che la terra non è più dei contadini. Ognuno ha la sua verità. Quello che mi sconcerta è che ci sia ogni tanto qualcuno che pretende di avere la verità assoluta. Il mio medico mi consiglia sempre di bere tanto. È giusto. Il mio medico dice questo. Puoi bere fin quando i due sorsi rimangono uguali. Dicevi troppo. Di volte no, perché sì. Se no parma. Ti dirò, no? Ah, capito. Fare ogni ora un elenco. Sì. La tazza per trovare. Come faccio così?